Si è conclusa la stagione del Rugby Lucca, la squadra di mister Giovannico, che era obbligata a vincere per mantenere vive le speranze di promozione, ha invece subito un pesante KO interno contro il Firenze Rugby 1931, che ha spugnato il Romei con un perentorio 58-12. Capitan May e compagni sono entrati in campo deconcentrati e poco motivati, al cospetto invece di un avversario salito a Lucca per chiudere in bellezza la stagione e rimpolpato da molti elementi under 18. La sfida è stata quasi un monologo da parte della formazione gigliata, che ha punito pesantemente ogni singolo errore commesso dai locali. Lucca ha provato a reagire in più di un'occasione, ma è sembrata troppo morbida in difesa e con la testa già alle vacanze. Basti pensare che quella di domenica scorsa è stata la prima sconfitta casalinga in tutta la stagione. Non è bastata nemmeno una striscia positiva di 13 vittorie consecutive per centrare dunque la promozione. In C1 ci andranno i pratesi del Gispi Tigers e proprio il Firenze 1931, che era già matematicamente primo. Adesso per Lucca si apre un periodo di riposo, prima di iniziare a programmare la prossima stagione, dove nemmeno a dirlo, i rossoneri tenteranno un nuovo assalto alla promozione, cercando di migliorare le lacune evidenziate nel corso di quest'anno.